TG Tour delle Regioni Sardegna al canale 111, benvenuti da Antonio Lai e dal professor Angelo Pili. Benvenuti! Benvenuto Angelo, come andiamo? Bene bene, la giornata è veramente ottima. Anche oggi promette bene, siamo tutti contenti. Sì, 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 ma sembra che un fine settimana sarà caldo, torrido, africano. Terribile, oltre 30 gradi, ma proprio abbondanti, 35, 36. Vabbè, ma noi andremo al poeto! Andiamo al poeto assolutamente, ma non prima di un minuto di pubblicità che ci dovete concedere, se no noi non riusciamo a far quadrare i conti. A fra pochissimo. Pubblicità, pubblicità, pubblicità. Fufu! Ciao, sono Tonte, James Tonte, missione cervellone. Gioca anche tu al nuovo quiz game interattivo multimediale. Vinco io. Sano, allenamente! Allenamente! Che bello! Vado subito a giocare! Cervellone Quiz Game, il tuo sano allenamente! Allenamente! L'hai capita? Allenamente! Perché allena la mente! È facile, no? Paolo Rocca in concerto! Il sogno si veste di veri. Riparte alla grande il tour sardo del cantante più quotato del momento. Paolo Rocca, un viaggio nella melodia e nel romanticismo. Seguilo in tutte le piazze del suo tour. Bentornati dalla pubblicità. Caro Antonio, il primo servizio, ma soprattutto ci sono delle notizie che certamente sono gravide di impegni. Sì, 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 guarda, nonostante il tablet si apra su un'immagine fantastica del tatuaggio di Belen, che è stata anche colta in flagrante con un dirigente di Mediaset, però questo qui fa parte del gossip. Andiamo avanti. Cassa integrazione. Aumentano le ore, a maggio crescita del 22,5%, praticamente in tantissimi fanno ricorso alla cassa integrazione. Italia invece è il paradiso delle imprenditrici, cioè degli imprenditori donne, ragazzi, queste ragazze che non si fermano mai, pensi lei che è popolo, noi dipendiamo dalle donne. Beh, io l'ho sempre detto, le donne sono le motrici dell'umanità. I pilastri. I pilastri. Lei, quando la sua signora la chiama, lei cosa dice? Vado! Angelo, arrivo! Lei dice così, vengo. Vengo, arrivo. È al secondo posto nell'area OCSE per numero di imprenditori di sesso femminile. Vi diciamo anche le percentuali. Nel 2009 le cosiddette quote rosa in questo campo qui erano del 26,8% in percentuale. Sempre poco invece le occupate, sono solo il 13%, quindi da una parte fanno benissimo, mentre invece dall'altra invece sono maltrattate rispetto agli uomini, soltanto il 13% di occupate. Addio vecchia Lada, il tramonto di un'icona. La Lada era la cosiddetta marca di automobili russe che aveva acquistato una linea di montaggio della Fiat. Si ricorda la 124 Lada? Sì, sì, sì. Lada sì. Niva, c'è stata la Moscovich, bellissima. Si risparmiava. Sì, mi ricordo proprio queste anche le macchine, le Watts. Le Watts, sovietiche, esatto. Macchine veramente. Io mi ricordo che ruspanti. Proprio, negli anni 70, quando noi eravamo piccoli, se il papà comprava una macchina del genere, i figli non erano molto contenti. Non ci salirò mai. Ma noi abbiamo i soldini per comprare solo le pure sta comprare Cuget. No. Una Lada. Vediamo il prossimo servizio. Cari amici telespettatori, si sta parlando di un servizio che parla di Sharna, questa società che ha nel tempo acquisito quasi 5.000 mappature genetiche. Molto di più. Sono all'incirca 14.000 mappature, perciò sono 15.000, insomma, 1.000. Vabbè, comunque, no. 14.000, 15.000 mappature genetiche di tutti i sardi che fanno parte di una determinata zona, che a me personalmente non è dato sapere. Abbiamo intervistato chi? Abbiamo intervistato Roberto Pili, presidente del Consiglio Provinciale di Cagliari. Vediamo il servizio. Chi l'ha intervistato? Tu, caro Antonio Lacco. Non è vero, l'ha intervistato lei. È vero, mi dimenticavo. Voilà, vediamo. Vediamo.
Dottor Roberto Pili, Presidente del Consiglio Provinciale di Cagliari, Patrimonio Genetico, Progetto Sharna. Sì, la riunione di oggi dell'Ufficio di Presidenza, la conferenza del Capigruppo insieme al liquidatore della società si può far carico di questa criticità e impedire questo patrimonio genetico che in 10 anni questa società è riuscita a mettere insieme, che riguarda non solo la genetica, stiamo parlando di 15.000 sardi, di 10 comuni, ma notizie importantissime appunto antropologico, sociologico, culturale, addirittura in questi dati ci sono degli albi genealogici che arrivano al 1600, ai primi anni del 1600. Non debba assolutamente essere disperso, debba essere messo in condizione di interloquire con altre realtà importantissime, mi riferisco al progetto Progenia, a Kentanos, che stanno lavorando sul territorio e stanno facendo davvero bene a livello internazionale, sono oggetto di attenzioni importantissime nel mondo accademico internazionale. Questo patrimonio genetico non vada disperso, venga messo a disposizione di queste società, dell'università, del mondo accademico, quindi di diverse facoltà, del mondo scientifico medico, perché i dati che possono venire da questo patrimonio, da questa banca dati, può essere veramente utile a malattie importanti che riguardano i sardi, come l'obesità, l'ipertensione arteriosa e quant'altro. Senta, la provincia come si attiverà? Noi attiviamo un tavolo, cerchiamo di insistere sugli assessori competenti, regionali competenti e naturalmente tenendo conto che comunque possono essere mobilitate risorse, anche risorse importanti, venire incontro perché, ripeto, questo patrimonio non si disperda. Abbiamo intervistato Roberto Pili, Presidente del Consiglio Provinciale, a voi la linea. Ben rientrati, vi dobbiamo lanciare subito il prossimo servizio che invece questa volta è stato curato dalla bellissima, gentilissima ma soprattutto bravissima, chapeau, inchino di istituzionale, Valentina Ligas. A lei la parola, cara Valentina, che ci parlerà, intervista agli Angeli Sardegna, ad Antonio Tavernese, presidente dell'associazione e dello staff. Di cosa si tratta, caro professor Pini? Chi sono questi Angeli Sardegna? Allora, gli Angeli di Sardegna certamente sono un'affiliazione dell'associazione City Angels, pare che fosse. Sì. E soprattutto, ecco, si sono scissi e hanno fatto Angeli di Sardegna. Si occupa certamente dei bisognosi, delle persone derelitte, ma soprattutto delle persone che si trovano in condizioni certamente precarie e loro sono presenti adesso in Sardegna. Persone che danno una mano alle persone e noi nel nostro piccolo cerchiamo di aiutare queste iniziative. Angeli Sardegna. Siamo qui seduti in un divano come in un ritrovo tra amici, sono con gli Angeli di Sardegna. Alla mia destra ho, così come si vuol far chiamare, Dog. Il suo vero nome è... Ciao, io sono Antonio Tavernese, sono il presidente degli Angeli di Sardegna. Perché Dog? Ogni angelo, ognuno di noi ha un nome in codice che se lo sceglie per due motivi in particolare. Intanto perché per una questione di riservatezza, noi operiamo in zone tra virgolette a rischio, quindi preferiamo non dire il nostro nome di battesimo. Io mi chiamo Antonio e quindi se c'è da fare un intervento immediato, ammettiamo una persona colta da infarto, c'è da fare il massaggio cardiaco, il caposquadra, perché ogni nostra squadra è formata da un caposquadra, dovesse dire Antonio vai tu, e nella stessa squadra ci fossero due o tre che si chiamano Antonio, si perdono degli attimi per capire chi deve praticare il massaggio cardiaco. In un massaggio cardiaco degli attimi possono voler dire la morte di una persona. Se dice dog in Sardegna ce ne può essere solo uno, quindi un motivo di riservatezza ma anche di istantaneità nell'intervento. Perché proprio dog, non cat, ad esempio? Anche questo ha una storia. Io sono stato molti anni fa fondatore della sezione dei City Angels di Torino assieme a un'altra persona. Quando ci è stato chiesto dall'allora presidente di sceglierci un nome in codice, la persona che era alla mia sinistra, quindi il mio collega tifoso del Torino, ha detto Bull, io ero a fianco ed è nato Bull Dog. Il motivo è questo e quindi è rimasto Dog. Perché tra l'altro adesso voi che non fate più parte di City Angels, siete Angeli di Sardegna, ora vedere un nome che richiama un po' all'internazionale piuttosto che al sardo fa sorridere, ma ha una sua storia. Sì, è vero, qui c'è una storia, io potrei anche da domani invece di Dog dire Orso, ma dopo tanti anni devi sapere una cosa, che anche i miei nipoti, per i nipoti sono nonno Dog.
Mia moglie a volte telefona, mia moglie a Torino telefona qui in Sardegna e parla con la nostra coordinatrice, chiede di me, c'è Dog, non dice c'è mio marito. Quindi ormai sono Dog a livello nazionale e anche internazionale. Angeli di Sardegna, Sardegna ormai non fa più parte di City Angels, voi facevate tutti quanti parte di City Angels, è un po' come richiamare una nazionalità sarda. Ma hai detto giusto, la motivazione vera è questa: noi siamo nati qui a Cagliari 2 anni fa, nel 2010, come City Angels Italia sezione di Cagliari. Io sono stato fino a 2 anni fa il presidente nazionale dei City Angels, il primo presidente dei City Angels Italia. Dopo, qui essendo una sezione autonoma, la Sardegna, ci era stato chiesto che per poter accedere a contributi, partecipare a bandi, era necessario avere la sede legale in Sardegna. Quindi ho aperto City Angels Sardegna con sede legale in Sardegna, quindi sezione autonoma, sempre legata all'Italia, ma autonoma in tutto. Ultimamente i ragazzi, ma anche qualcuno, qualche cittadino, ci ha fatto notare: ma perché City Angels, anche se è una grossa associazione importante e molto amata, dalla quale io ho contribuito a far crescere, noi siamo in Sardegna, noi siamo italiani, ma ci sentiamo prima sardi? È una cosa bella questo. Siamo alla ricerca di nuovi volontari, quindi se qualcuno volesse diventare angelo di Sardegna deve solo telefonare o visitare il nostro sito www.angelisardegna.it o scrivere una mail a segreteria@angelisardegna.it proponendo la propria candidatura, lasciando un recapito telefonico, saranno ricontattati. Buonasera a tutti, sono Lalla Cabras, il mio nome in codice è Fenice. Anche il mio, diciamo che ha una storia. Perché Fenice? Perché comunque risorge dalle ceneri. Quindi, siccome nella vita ho comunque superato tante difficoltà, però fortunatamente ho un carattere abbastanza reattivo, quindi diciamo che difficilmente riesco, cioè mi fermo, quindi qualsiasi problema comunque viene superato e così rinasco per affrontare quella che è la situazione che si presenta. La nostra missione è sempre la stessa: aiutare chiunque abbia bisogno in strada di qualsiasi cosa. Noi siamo volontari di strada d'emergenza, la nostra missione è quella di andare, di girare per le città in vari orari della giornata e portare un aiuto lì senza tetto, la donna anziana che magari ha le buste della spesa pesanti e quindi sta andando in macchina, le diamo una mano. La persona più operativa della sezione. Buonasera, sono Giuseppe Leori, nome in codice Tex. Nome perché corto, Tex? Un nome così, non mi piaceva Tex, il vecchio giornalino Tex. Infatti fa molto fumetto. Esatto, allora un nome corto, semplice da chiamare, se lo chiami Tex, subito. Niente, sono il responsabile operativo della sezione di Cagliari, mi occupo dei ragazzi quando vanno in strada. Cosa significa aiutare una persona in difficoltà? Cosa dà dentro? Dà molto, dà moltissimo. Vedere queste persone che comunque non chiedono, ma sono lì che aspettano anche una semplice parola, anche il parlare con una persona che è ai margini della società, solo scambiare due parole per loro è il massimo e per noi è moltissimo, a noi ci gratifica moltissimo. Benissimo, io direi che possiamo salutare e restituire la linea al TG Tour. Certamente, grazie. Buonasera. Di rientro dal nostro servizio, caro professor Pini, non ci rimane come al solito qualche istante per chiudere in maniera dignitosa. È vero. Questa volta abbiamo sempre, come ormai si è instaurata questa abitudine del gossip di chiusura, questa volta però vogliamo sfruttare questo istante in più che abbiamo sempre per darvi invece una, diciamo così, un input alle ragazze. La storia, ecco, la donna che riscopre il valore del vecchio farmaco anticancro, la denuncia dell'inefficienza di un farmaco contro il tumore al seno e al polmone. Quindi ragazze, non fatevi fregare dalla malattia, andate a fare i controlli. Diciamo preventivi. La prevenzione è ciò che salva sul serio, cioè l'intervento precoce, come si dice? È vero. La diagnosi precoce. Abbiamo speso questi minuti che poteva andare per il gossip per dire questa cosa qui, sperando che insomma che tutte le donne certamente siano previdenti. Ci ascolti, ecco, ho detto da due ragazzi come noi, non fatevi cogliere in fallo.
Amici della Regione Sardegna, canale 111 del Digitale Terrestre, il nostro LTC Tour, potete seguirlo su Teleregione in 4 edizioni, ma su YouTube e su Facebook, dopo i contatti e le amicizie sono diventate a migliaia. Sono diventate migliaia, caro professore. Lei è amico su Facebook del Digitale? Sì, 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 sì. Molto lieto, Antonio Lai. Piacere, Angelo Pini. A domani. Di nuovo.